Ciao ragazzi, eccomi qui tornata con un nuovo video con uno sfondo anche diverso. Sperimenterò un po' di sfondi in quest'ultimo periodo e poi deciderò quale mi piacerà di più. Ma in questo video vi parlerò del nuovissimo Love Kit di Nabla, pensato per San Valentino in uscita il 1 febbraio. Il kit si compone di quattro nuovissime colorazioni dei Dreamy Matte Liquid Lipstick appunto di Nabla e quindi in questo video ve le farò vedere, ve le sboccerò, vi farò qualche comparazione e le indosserò anche sulle labbra. Il packaging del kit è fatto così, dietro ci sono poi scritte le colorazioni che sono Blur, After Rain, Status Single e Acrylic Love. E il packaging è in cartone, fatto in questo modo appunto, e si apre così. E voilà. E così potete tenerlo praticamente in questo modo sulla vostra postazione trucco. Non so se queste colorazioni saranno vendute singolarmente, non credo perché è un kit in edizione limitata, quindi penso che verrà venduto solo ed esclusivamente in questo kit, quindi tutte le colorazioni insieme. Queste qua sono quindi le colorazioni che ora andremo a vedere uno per uno. La prima colorazione è Blair, che è praticamente un nude pescato. Questo qua è lo swatch. Sulle labbra invece appare così. Non credo mi stia particolarmente bene come nude proprio perché ha un sottotono pescato. Su di me preferisco i nude rosati, però ovviamente Nabla di nude rosati ne aveva già fatti nei Dreamy Matte Liquid Lipstick. Adesso andremo a fare qualche comparazione appunto con gli altri rossetti nude di Nabla. La prima comparazione che vi faccio vedere è con Sweet Gravity, che però diciamo che è una base un po' più rosata ed è questo qui. Blair intanto si sta già asciugando, poi comunque ve li farò vedere alla fine tutti asciutti. L'altra colorazione è Middle Karma, che secondo me è però più scuro e più marroncino. Infatti, questo qui è Middle Karma. Broadway forse è quello che finora si avvicina un pochino di più perché ha un sottotono aranciato. Il primo è Blair, quest'ultimo qui è Zen, è proprio diverso rispetto a Blair. È molto più scuro, Ritual, si vede già da qua, non si assomiglia per niente, ma è Ritual, sì, molto più scuro, più marrone, quindi niente a che vedere con Blair. E infine vi faccio vedere, giusto per farvi vedere, Closer, che però è un marroncino nude rosato, quindi anche questo non dovrebbe assolutamente assomigliarci. Ecco appunto, questo è più rosato tra tutti i nude che abbiamo visto finora. Passiamo invece a After Rain, che è una colorazione, un corallo, diciamo così, un corallo che secondo me è perfetto per la primavera e per l'estate. Con una base, secondo me, anche questa aranciata. Colorazioni simili tra i Dreamy Matte Liquid Lipstick di Nabla non ce ne sono per niente, ma proprio neanche qualcosa che si possa avvicinare, perché non aveva mai fatto finora Nabla un colore del genere tra i rossetti liquidi. Posso provare a compararlo a questo qua di Sephora, lo 03, perché effettivamente, se non ricordo male, dovrebbe essere un rosso corallo. Infatti si avvicina moltissimo. Però forse quello di Nabla, quindi After Rain, è un po' più aranciato. Questo è quello di Sephora, lo 03, e questo accanto è After Rain. Questa è l'unica comparazione che si avvicina un pochino di più tra i rossetti liquidi che ho. L'altro colore del kit è invece un viola, che è lo Status Single. Questo, a differenza degli altri, è ancora più liquido, quindi va assolutamente scaricato molto molto bene.
sullo scovolino prima di applicarlo e anche prima di fare lo swatch, perché io l'altro giorno per fare lo swatch l'ho aperto, l'ho applicato direttamente così ed era veramente molto liquido e acquoso. Quindi non solo vanno questi prodotti agitati bene, ma soprattutto queste colorazioni molto scure dei Dreamy Matte di Nabla vanno anche scaricate parecchio sul tappino prima di applicarli per avere una stesura migliore sicuramente. Quindi, ecco questo è il colore, è proprio un viola e anche secondo me questo qua mi sta proprio male, perché di solito i viola a me stanno malino. Posso compararlo a Kernel. Che però non si avvicina per niente. Io vi faccio tutte queste comparazioni così magari se avete già alcuni Dreamy Matte di Nabla potete vedere se acquistare o meno questo kit. Ecco, per quello, non per trovare dupe o cose del genere, per aiutarvi, diciamo così, nella scelta. Vi faccio vedere anche la comparazione con Bad Boy, ma Bad Boy comunque è un viola molto più scuro, più cupo. Anche questo è molto liquido come colore, quindi va scaricato davvero molto bene. E lo mettiamo qui. Ed è questo, come vi dicevo, è molto scuro. Vi voglio fare la comparazione anche con Charlize di Paula P, dei loro rossetti liquidi, che hanno una consistenza completamente diversa, molto più cremosi e pastosi rispetto a quelli di Nabla. E sì, diciamo che è abbastanza scuretto, ecco, questo qua di Paola P è più scuro, anche se è sempre un viola, però è più scuro. Ed infine il mio colore preferito di questo kit, che è Acrylic Love, che è un rosso con una punta di rosa. Questo qua che è davvero stupendo, perfetto per San Valentino secondo me, perfetto per le more. Diciamo che in questo kit ci sono tutte le colorazioni per tutti i sottotoni. Questo Acrylic Love è perfetto per un sottotono rosato, gli altri secondo me per un sottotono giallo, perché il nude pescato per me è più per un sottotono giallo, anche il, oddio, forse il viola. Va bene forse per entrambi i sottotoni, però dipende un po' dalla carnagione, da tutto il resto. Comunque è diciamo un kit pensato un po' per tutti i sottotoni. Potete anche dividerlo con un'amica, perché San Valentino non è solo la festa degli innamorati, coppie, ma perché no, anche la festa delle amiche. Quindi potete dividerlo con le amiche e prendere magari due colori ciascuno, quelli che vi piacciono di più. Quindi Acrylic Love si differenzia appunto rispetto ad After Rain, perché After Rain ha una base più corallosa, più aranciata, quindi secondo me più per il sottotono giallo, mentre Acrylic Love per me è più per un sottotono rosato, per le more secondo me sta da Dio. Voglio farvi la comparazione con un rossetto che mi è arrivato da pochissimo, che è il Russian Red di MAC, mi è arrivato tramite Octoly e lo volevo tantissimo questo rossetto, e devo dire che secondo me un po' si avvicina, anche se non è propriamente identico, perché comunque i rossetti liquidi hanno una texture diversa e di conseguenza anche un po' la pigmentazione cambia, però devo dire che si avvicina moltissimo anche al Russian Red di MAC. Vi faccio la comparazione con Rumors di Nabla, anche se è un rosso completamente diverso, però giusto per farvi capire la differenza. Ed è molto più scuro Rumors. Non vi ho fatto la comparazione con i rossetti però di Nabla, quindi qualcosina ve la voglio far vedere. Ad esempio Rouge Mon Amour con Acrylic Love. Per me non si avvicina, non si avvicina più il Russian Red di MAC. Tra
tra invece rossetti nude che adesso si sono asciugati, li potete vedere così in tutto il loro splendore, e volevo fare la comparazione con Rock and Nude, così giusto per vedere anche se Rock and Nude è completamente più grigia, grigiastro, ecco, tra i nude di Nabla. È inutile che vi faccio vedere Ombre Rose o Balkis o Closer, perché appunto Closer, a parte che è già presente qua tra i rossetti liquidi, però gli altri proprio non si assomigliano per niente. E questo è Rock and Nude. Tra i nude però c'è anche Bye Bye Birdie. Ecco, devo dire che questo è quello che si avvicina tra tutti. L'ho trovato, il rossetto che si avvicina tra tutti a Blair. Questo qua è Bye Bye Birdie di Nabla e questo sopra è Blair, quindi entrambi hanno un sottotono aranciato nude pescato, diciamo così, si avvicinano parecchio. Quindi ragazze, questo è tutto, queste erano tutte le mie comparazioni che ho fatto con questi rossetti e spero vi siano state utili. Una cosa importantissima che mi sono dimenticata di dirvi è che queste non sono taglie deluxe, non sono taglie in mini size, ma sono taglie in full size, quindi le classiche che si trovano dei Dreamy Matte di Nabla, e non so quanto costerà questo kit, saremo a vedere con l'uscita il 1 febbraio. Io ringrazio Nabla per avermi inviato il kit, ma ringrazio anche voi per aver seguito questo video e per la fiducia. Alla prossima!